Cook Academy Estate ha il gusto di vivere il sole, il mare, la spiaggia, la montagna e le calde serate in compagnia del buon cibo e assaporare ogni momento di questa speciale stagione. L'anello delle notturne di trotto rende protagonista l'eleganza e la grinta dei cavalli e il cuore e l'istinto dei partecipanti vive l'emozione della sfida, il gusto di condividere una vittoria e di gusto all'ippodromo del Savio di Cesena ne troviamo di appagante grazie agli eventi che lo interpretano e lo offrono ai visitatori. Cuochi in pista, la scommessa sui fornelli per vincere ogni venerdì con il sapore delle cose buone. Un antipasto veramente particolare per un menù tutto a base di pesce. Con cosa partiamo? Sono delle sarde fritte all'uovo con yogurt, buccio d'arancia candita, insalatina valeriana al sesamo. Abbiamo le sarde dell'Adriatico che abbiamo pulito e sfilettato, lasciando la codina e lasciandole intere, in modo di mantenerle la forma omogenea. Un pesce povero che quindi viene continuamente rivalutato oggi. Sì. Decisamente, perché è un pesce saporito, è un pesce del nostro mare, quindi qua della zona adriatica, è sicuramente un pesce per troppo tempo anche un po' sottovalutato. Di conseguenza noi stiamo cercando di riattivarne, diciamo, l'utilizzo tramite magari qualche antipasto presentato in modo un po' diverso dal classico tradizionale, diciamo. Un accostamento quindi particolare perché viene accostato agli agrumi. Sì, esatto. Abbiamo delle bucce d'arancia che candiamo noi, che le prepariamo facendo sbollentare tre volte solo la buccia, quindi tagliata finemente a julienne, le sbollentiamo tre volte in acqua e poi le finiamo con un caramello di acqua e zucchero e le facciamo ridurre finché non diventano candite. Quindi diventano croccanti e hanno questo aroma molto molto particolare, concentrato di arancio. La locanda di Bagnara è la locanda nella quale si possono degustare le proposte, i menù di Mirko Rocca, uno chef di altissimo livello, e numerosissime sono le sue esperienze che comunque ha avuto anche all'estero, perché direttamente da Mirko Rocca la prima esperienza all'estero è stata niente meno che da Gualtiero Marchesi a Londra. Sì, esatto, lo chef Marchesi aveva aperto a Londra da poco tempo all'interno dell'Alkin Hotel in zona Belgravia e niente, ho preso subito la palla al balzo di andare a imparare nella cucina del suo ristorante, in quanto sia dalla selezione dei prodotti sia dalle caratteristiche di cucina sono sempre stato appassionato della cucina di Marchesi. E qui vediamo quindi la sarda che viene passata nell'uovo nel quale comunque era stato aggiunto il parmigiano. Un po' di parmigiano giusto ad aromatizzare. Io generalmente non amo abbinare il formaggio al pesce, però in questo caso gli toglie il lieve aroma amaro della sarda e il parmigiano lo addolcisce leggermente. L'olio è circa 180 gradi. Una volta che sono fritte, che le sarde si staccano dall'olio, possono essere scolate. Utilizzare la carta comunque assorbente dopo il fritto è un passaggio importante. Sì, certo, perché vogliamo che tutto l'olio venga assorbito. Adesso, ovviamente, appena scolate, la sensazione è che siano piene di olio. La verità, invece, è che friggendo a una temperatura giusta, cicatrizzano subito all'esterno e di conseguenza l'olio non entra all'interno, ma è solo un elemento esterno, rimane sull'esternamento. L'importante, diciamo, che subito il passaggio sia farina, uovo con parmigiano e subito fritte, in modo che si formi questa crosticina che poi ci permette di non mangiare olio praticamente. La cottura è circa una decina di secondi da ogni lato, quindi una ventina di secondi totale. Noi adesso iniziamo già a disporre nel piatto le nostre sarde che abbiamo salato dopo averle fritte. Lasciamo il codino verso l'esterno, più per guarnizione che per altro, perché ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte. Intanto Marco ha preparato un'insalatina valeriana condita con una citronette che è a base di olio extravergine d'oliva e succo di limone fresco. Lo depositiamo al centro del piatto e aromatizziamo tutto con una salsa yogurt naturale con del sesamo e limone all'interno e un pizzico di sale. La sarda, essendo un pesce che è tendenzialmente grasso e in più ovviamente l'abbiamo fritto, lo yogurt ha la funzione di pulire il palato, quindi non lasciare
diciamo, nessuna parte grassa all'interno del palato, se non quella aromatica che ci serve appunto per dare gusto alla sarda. Sono elementi strettamente mediterranei, quindi la freschezza del piatto, soprattutto d'estate, ci permette di avere diversi aromi che si abbinano tra di loro all'interno del piatto. Sentiamo il gusto della sarda, leggermente con la sua tipicità grassa, diciamo. Abbiamo lo yogurt che pulisce e l'aroma dell'arancio e del sesamo che ci rimane alla fine nel palato. Lo spaghetto di Gragnano è lo spaghetto per eccellenza, in quanto viene fatto nelle trafile di rame e asciugato a bassa temperatura, quindi ha una consistenza, diciamo, molto croccante, riesce a tenere bene la cottura e sicuramente ha un'ottima identità, un'ottima personalità. Dopo averlo cotto in acqua salata bollente, ovviamente per una decina di minuti, lo raffreddiamo velocemente con un po' di acqua e ghiaccio e subito lo asciughiamo e lo condiamo con le coste dell'Adriatico aperte nel proprio vapore, sale e un pizzico di pepe. Abbiamo i pomodorini ciliegia, pomodorini maturi, abbiamo la salsa ottenuta dal pomodoro fresco montato all'olio extravergine frullato, che quindi è una salsa di pomodoro freddo crudo, asparagi di mare, quelle che chiamiamo asparagi di mare altro non sono che delle alghe, e queste vengono cotte con acqua e sale, acqua bollente ovviamente, e un po' di nero di seppia a decorare. Possiamo dire che questa insalata di mare ci fa venire in mente Capri, chef? Sì, io ho lavorato 3 anni a Capri, oltretutto mia moglie è caprese, quindi diciamo che per me Capri è sicuramente stata una fase importante della mia vita, sia professionale che privata. E 3 anni al Grand Hotel qui Gisana come chef. Sono molto, molto orgoglioso di dire che ho avuto una brigata fino a 28 cuochi da gestire, che è all'interno dell'hotel dove avevamo 3 ristoranti. Uno di cucina prettamente tradizionale napoletana e l'altro di cucina internazionale e uno di cucina orientale. Quindi ecco, diciamo che ha sicuramente allargato le mie vedute e mi ha dato la possibilità a 27 anni di mettere alla prova la mia volontà, ecco, la mia professione. Ed ecco che vengono creati da questa professionalità questi piatti così particolari, così delicati e nello stesso tempo che hanno questi sapori così spiccati. Quello che noi vogliamo è mantenere il profumo e l'identità di ogni ingrediente. Quindi gli ingredienti devono creare tra di loro delle sfumature senza creare dei miscugli, diciamo, di sapore, senza percepire esattamente che cosa si mangia. Noi invece vogliamo creare delle percezioni di gusto in ogni ingrediente, in modo che ogni ingrediente faccia un po' la sua parte all'interno del piatto. Adesso tutto è pronto per essere impiattato, le ultime fasi, il tocco finale, quindi... Sì, questa è crema fredda di pomodoro, è frullata con l'olio extravergine, la mettiamo a specchio all'interno del piatto. Una volta che è mescolata la nostra insalata e che tutti gli ingredienti sono amalgamati bene, con l'ausilio di un paio di guanti ovviamente, creiamo il nostro piatto. Disponiamo l'insalata di spaghetti direttamente nel piatto, montiamo il piatto praticamente. Decoriamo con le nostre cozze, pomodorini e alghe, in modo di creare anche delle sfumature del piatto omogenei a livello di colori, a livello di stuzzicare anche il cliente ad assaggiare ovviamente. Completiamo tutto con una guarnizione di nero di seppia che di nuovo ci richiama un po' i colori e gli ingredienti del mare. Questo è un cotto crudo di orata con delle patate schiacciate passate in padella, un'insalata di peperoni marinati alla menta e del pane raffermo tostato. Marco sta iniziando a tagliare la tartare di orata. L'orata, per fare la tartare, è stata abbattuta per 24 ore in modo di poterla servire cruda. E abbiamo invece 2 filetti che rosoleremo in padella e che cuoceremo. C'è una parte cotta e una parte cruda, questo per alleggerire il piatto. Io uso sempre per rosolare il pesce e la carne olio extravergine. Naturalmente l'olio non deve bruciare, perché come sappiamo l'olio extravergine ha una temperatura di fumo inferiore all'olio di semi. E stiamo rosolando anche la nostra patata schiacciata che abbiamo precedentemente bollito, schiacciato a forchetta, condito con olio e sale e con l'utilizzo di uno stampo ho ottenuto questo quadrato che andremo a depositare alla base del nostro piatto. E lo utilizziamo come proprio vero e proprio zoccolo per la nostra orata. Prendiamo la nostra tartare cruda, mettiamo un po' di piccole verdure per dare un po' di freschezza e croccantezza al piatto. In questo caso usiamo carote e cetriolo. Condiamo con olio extravergine d'oliva, un po' di sale e giusto qualche goccia di cognac a profumare. Mescoliamo per bene e come si può vedere già il piatto è molto fresco. Ecco, lo inseriamo alla parte superiore dell'orata. Grande maestria dello chef, questa è la maestria che ci propone un secondo piatto, cotto e crudo di orata. Esatto, con i peperoni marinati alla menta e pane croccante.
Dietro ogni prodotto artigianale c'è un amore speciale, una professione che esalta un elemento della natura, un luogo e il risultato, una delizia dell'artigianato, un bene prezioso del nostro territorio che Cook Academy Estate vuole condividere con voi. E la passione che contraddistingue la produzione di birra artigianale è protagonista dei martedì delle delizie dell'artigianato. Birra Flea è un progetto imprenditoriale, produciamo birra artigianale, siamo umbri di Gualdo Tadino e con questo progetto abbiamo voluto dedicare questa birra artigianale alla nostra città. Birra Flea, sfruttiamo le nostre sorgenti, le famose sorgenti dell'acqua di Gualdo Tadino, produciamo quattro tipologie di birra che vanno da una bianca, una Costanza che è la nostra bionda, Federico II e Bastola che è la nostra rossa doppio malto che vi faccio vedere. Abbiamo voluto dedicare una bottiglia, crediamo, con uno stile molto interessante. Tutto il nostro progetto racconta la nostra città. Partiamo da Birra Flea, che è la rocca della nostra città, e tutti i nomi sono legati a colui che ha fatto questa nostra rocca, che è Federico II. La Bianca Lancia, che è il suo più grande amore, Costanza, la moglie, Bastola, che è la strega della nostra città, e Federico II, che dà il nome ad una birra. È da poco che siamo sul mercato, ma cerchiamo di dare il massimo producendo birre di qualità. Questa sera al ristorante Trio di Cesena, nell'ippodromo, presentiamo il nostro lombetto di maialino da latte con delle verdure di stagione e una reazione di birra Flea. La birra si adatta molto a questo tipo di carni in quanto è molto aromatica e dà quel senso anche di amaro che si sposa molto bene comunque con il grasso e con il gusto deciso del maialino da latte. Il maialino da latte perché è un maialino che è cresciuto fino a una certa età e poi dopo viene macellato per dare quel sapore molto molto tenue del maiale stesso. L'abbiamo impiattato, serviremo ben caldo, lo passiamo prima in padella il lombetto di maialino, poi dopo lo rimettiamo nel forno a 180 gradi per 25-30 minuti. Dopodiché si preparano tutte le verdure, si scottano leggermente con dell'olio extravergine e si mettono al centro del piatto con il lombetto e le si salsa con tutta la salsa che abbiamo precedentemente preparato. E buon appetito! I siti Slow Food italiani sono oltre 224 e oltre 1600 piccoli produttori, contadini, pescatori, norcini, pastori, casari, fornari e pasticceri. E Cook Academy vuole condividere con voi questi valori fondamentali, la tutela della biodiversità e dei saperi produttivi tradizionali del territorio. Sabato all'ippodromo del Savio di Cesena, dedicato proprio ai presidi Slow Food italiani. Questa sera presentiamo due prodotti che sono anche presidi Slow Food, la cicerchia di Serra dei Conti e il lonzino di fico. La cicerchia di Serra dei Conti è un legume antichissimo, si conosceva già in tutta l'area mediterranea nel mondo antico, poi in Italia si è sempre coltivata fino a circa 50 anni fa nel centro-sud. È un legume, quindi può essere utilizzato come tutti i legumi in zuppe ed usi diversi in cucina, come tutti i legumi. Ecco. Il lonzino di fico invece è un prodotto molto particolare. Si tratta di fichi secchi macinati con noci e mandorle, trasformati come un salamino, come il lonzino avvolto nella foglia di fico. Questo nella nostra cultura contadina era un modo per conservare la frutta durante l'inverno, evitando di disperdere questo prodotto ricco di zuccheri, e quindi era un'ottima merenda per bambini, si andava da ottobre fino a marzo, diciamo. Poi abbiamo scoperto che nel mondo antico, nell'antica Roma in particolare, si faceva già il lonzino di fico. Columella lo descrive nel suo Res Rustica e noi lo abbiamo ripreso tale e quale praticamente, abbiamo ripreso la ricetta della nonna, però abbiamo visto che era praticamente la stessa ricetta di Columella. Questo vuol dire che per 2000 anni questo prodotto è stato tramandato ed è oggi veramente una chicca, un prodotto ottimo, dolcissimo,
che può essere utilizzato in abbinamento con i formaggi, e può entrare nella composizione di dessert, eccetera. Il nostro dessert si chiama mantecato, ricotta del pastore con il lonzino di fico e la salsa cioccolato e rum. Perché mantecato? Perché viene fatta una crema inglese a caldo con il latte, zucchero e uova, raggiunta a 85 gradi, quindi pastorizzato, e viene aggiunta questa ricotta a freddo. Alleggerito con della panna, viene abbattuto a meno 40 oppure refrigerato a meno 18 per circa 3-4 ore, sformato dalle sue formine oppure come si vuole fare, e viene montato il piatto con un dischetto di pan di Spagna alla base, il nostro mantecato con appunto il nostro fico mischiato dentro alla crema che dà quella nota candita, il fico fresco sopra con l'altro pezzettino di fico essiccato del nostro lonzino e una leggera ricotta aromatizzata con dello zucchero a velo e del limone, delle bucce di limone. Il tutto assemblato con un po' di croccante di mandorle. Qui al ristorante Trio è possibile degustare i menù proposti dagli chef di Cuochi in Pista. Mirko Rocchi è alle prese con il dolce, albicocche, basilico e cioccolato bianco. Sì, qua abbiamo una mousse di cioccolato bianco, delle albicocche leggermente caramellate passate in padella e un olio al basilico, qualche mandorla tostata. Il tutto per creare un aroma decisamente estivo e molto molto fresco. La ricetta per fare la mousse al cioccolato bianco, che ovviamente abbiamo già preparato in precedenza perché ha bisogno di qualche ora in frigorifero ad assestarsi, è a base di 1 chilo di cioccolato bianco, 1 chilo di panna semimontata e 1 chilo di panna liquida. Questi sono i 3 ingredienti molto semplici per poter fare questa mousse. Abbiamo delle albicocche mature al punto giusto che tagliate a metà e passate in padella con un po' di zucchero e pochissimo burro, giusto a permettere alla padella di vellutare di grasso, ci permettono di creare quell'aroma e quel contrasto col cioccolato bianco che pulisce il palato dopo il grasso appunto della mousse. Per finire, il basilico frullato con l'olio extravergine ci dà un profumo che ci arricchisce il gusto della bocca in maniera incredibile. Crea questo aroma che ci pulisce da tutti gli altri gusti e ci lascia la freschezza, il vero simbolo dell'estate. La mandorla croccante, leggermente amarognole per il contrasto finale. Quindi profumi, gusto, croccantezza. Infatti i dessert sono già stati serviti qui al ristorante Trio grazie alla collaborazione con il gruppo Leardini, allo chef Roberto Leurini. E vorrei anche ringraziare Davide Marino. Se mi permette, guarda, ci terrei a fare un ringraziamento speciale per i ragazzi della cucina, perché sono stati bravissimi, sono riusciti a organizzare un menù da me proposto con il loro staff in un modo eccellente, organizzandosi in giornata, e secondo me vuol dire proprio essere, avere una mentalità aperta e avere una grande professionalità. Grande professionalità che ritroviamo alla Locanda di Bagnara, dove potremo degustare i tanti menù proposti dalla fantasia che questa sera abbiamo potuto testare dello chef Davide Rocca e del suo assistente nonché amico Marco Mirandola. Enrico Bellei, premiato dagli chef di Cuochi in Pista, Mirko Rocchi, quale rapporto il suo con la cucina? Ma guarda, sono amante della cucina, però mi devo tenere sempre a freno e sono obbligato a fare tanta ginnastica, sennò per noi diventa un problema. Pesce, carne, dolce, quali piatti preferiti? Qualsiasi, sia carne che pesce, non faccio differenza. Cook Academy è stata in compagnia di Mirko Rocchi della Locanda di Bagnara, una grande esperienza nell'anello dell'Ippodromo del Savio di Cesena. Io vi ringrazio per la serata e aspetto Cook Academy a Bagnara, alla Locanda di Bagnara. Grazie mille Cook Academy.